San Sepolcro, accanto alle quattro opere già custodite qui di Piero, fra le quali la Magnifica Resurrezione, simbolo anche della nostra città, ne potremmo noverare una quinta, anche se non materiale, attraverso questa ricostruzione multimediale di particolare anche interesse scientifico. Le indagini diagnostiche sono state fondamentali per aiutarci a ricostruire il politico di Piero e comprendere il processo creativo e le tecniche utilizzate dal pittore. È un'occasione, forse l'unica dopo secoli, di vedere riunito, anche se virtualmente, il politico di Piero della Francesca, il politico agostiniano qui a San Sepolcro, dove era stato dipinto. Per questo volto austero, Piero adoperò il disegno che aveva già utilizzato per Dio Padre nell'Annunciazione di Arezzo, ribaltandolo. La dispersione del politico comincia molto presto, quindi già un secolo dopo che Piero aveva dipinto l'opera, i vari pannelli vengono smembrati, vengono ritoccati e poi prenderanno la strada ovviamente del mercato antiquario, come moltissime opere dell'epoca e anche altre opere dello stesso Piero della Francesca. La radiografia mostra infatti che Piero aveva dipinto tutta la Lorica tempestata di pietre preziose. Per la città è quindi doveroso e molto sentito il ringraziamento nei confronti della dottoressa Quarto, che ci ha donato appunto questa prestigiosissima installazione, che ha una grande importanza anche per quello appunto che ci racconta sulle novità e sullo studio delle opere. È un dono che resterà a San Sepolcro per sempre, perché verrà custodito qui nella casa di Piero. Questa mostra aveva preso occasionalmente avvio al Pol di Pezzoli di Milano, quindi in qualche modo continuerà anche qui nella città di San Sepolcro. I visitatori avranno l'occasione di studiare, vedere nel dettaglio questa ipotesi di come doveva essere in origine politico. Ce lo mostra la riflettografia all'infrarosso. Lo spolvero, sottostante al colore, si rivela come una serie di puntini neri. Perché, come si può osservare da questa installazione, alcune parti sono mancanti. Ma il restauro, che è stato le indagini diagnostiche effettuate in occasione della mostra, ci possono dire molto su quello che poteva essere l'originario assetto del polittico. L'impaginato, faccio un esempio molto semplice, il San Michele, che oggi è conservato alla National Gallery di Londra, dopo questo intervento di ripulitura ha fatto vedere i segni di alcuni elementi decorativi che facevano parte del pannello centrale, parti per esempio di un'ala piumata, probabilmente di un angelo, il che ha portato gli studiosi a ipotizzare che la tavola centrale potesse ospitare in occasione un'incoronazione della Vergine.